l'ultima il centenario, l'ultima apparizione di Maria a Fatima. Penso che abbiamo anche tutti il cuore pieno di pensieri, di anche forse di preoccupazioni. Ho in mente quello che il Papa in questi giorni va dicendo con tanta anche partecipazione interiore. Vogliamo mettere tutto, la nostra situazione personale, quella delle nostre famiglie, delle nostre comunità, ma anche quelle di tutta la Chiesa e del mondo, davanti al cuore misericordioso di Dio Padre e di Gesù, per l'intercessione di Maria. E iniziamo allora, domandando perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Thank you.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Gioele. Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti. Urlate, ministri dell'altare. Venite, vegliate, vestiti di sacco, ministri del mio Dio. Poiché priva d'offerta e libazione è la casa del vostro Dio. Proclamate un digiuno, convocate un'assemblea, adunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio, e gridate al Signore, ahimè, quel giorno. È infatti vicino il giorno del Signore, e viene come uno sterminio dall'Onnipotente. Suonate la tromba in Sio, e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti della regione, perché viene il giorno del Signore, perché è vicino. Giorno di tenebra e di caligine, giorno di nube e di oscurità. Come l'aurora si spande sui monti, un popolo grande e forte, come questo non ce n'è mai stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Accogli tutti i popoli, Signore, nel tuo giudizio di misericordia. Accogli tutti i popoli, Signore, nel tuo giudizio di misericordia. Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Accogli, Signore, hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre, sprofondando i popoli nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso, si impiglia il loro piede. Accogli, Signore, tutti i popoli nel giudizio della tua misericordia. Il Signore sta assiso in eterno, erige per il giudizio il suo trono, giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli. Accogli, Signore, tutti i popoli nel giudizio della tua misericordia. Ogni regno dirige in se stesso, va in rovina e una casa cade sull'altra.
Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, e dunque è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo, e non trovandole dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, ed essi entrano e vi alloggiano, e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Gloria a te. Desidero prima di tutto salutare tutti voi, fratelli e sorelle. Siamo qui per una circostanza simpatica, quantomeno, no? E ricordiamo i 100 anni dell'ultima apparizione che Maria ha fatto a Fatima ai 3 pastorelli, chiamiamoli così, giustamente. 2 sono beati e una ci diventerà certamente. Desidero anche ringraziare Don Romolo, parroco di Terrassa, e Don Francesco, il rettore del santuario, per avere sottolineato con tanta passione, con tanta convinzione, questo 100° anniversario. Ringrazio anche Don Giancarlo, il parroco di Fusarole, che si unisce alla nostra preghiera questa sera. Dico che vi ringrazio perché forse abbiamo cominciato questo centenario dicendo: ah, guarda che bello, cioè, dopo 100 anni salutiamo, ringraziamo la Madonna. Arrivati alla fine, oggi, ci accorgiamo che non è stata proprio così un ordine di fatti è successi 100 anni fa, ma è stato un momento attuale, dico così. Quando nel 1917, dal 13 di maggio fino al 13 di ottobre, Maria è apparsa perché l'umanità stava vivendo un momento drammatico della storia, forse uno dei momenti più drammatici, tenendo presente che poi quello che è successo dopo, il 1917, non è stato meno tragico, ma è stata una tragedia che è andata avanti sempre di più. Era la guerra, la prima guerra mondiale. Noi facciamo presto a dire la prima guerra mondiale, la studiamo poco anche sui libri, ma prima guerra mondiale ha voluto dire migliaia, migliaia, migliaia di morti. Il nostro territorio ha visto uccisi 2 generazioni di ragazzi, 2 generazioni. Noi del nord del Veneto sappiamo bene che cosa stava succedendo proprio in quei giorni, in quei tempi. Ne abbiamo testimonianza con l'ossario di Asiago, quello del Grappa, quello del Pasubio. Siamo circondati di morti, fatti inutilmente, perché è stata veramente inutile,
tutta quella carneficina, non ha ottenuto assolutamente niente. E il primo che ha avuto il coraggio di dire che era inutile è stato il vescovo di Padova, quando ha sentito della distruzione della chiara di lato suo, ha visto tutta questa distruzione, tutti questi morti, è scritto a Papa Benedetto XV, che ha detto era un'inutile strage. E Papa Benedetto è stato condannato poi dall'opinione pubblica mondiale per aver detto quella frase, ma aveva perfettamente ragione. Non possiamo dimenticare poi che proprio il giorno di, nel 1917, c'è stato un altro fatto che ha segnato la storia del secolo scorso e anche di questo. Nasceva in Russia il comunismo ateo, la rivoluzione di Lenin. E sappiamo tutti che cosa ha comportato. Non è stato un fatto che ha interessato soltanto la Russia, ha interessato l'umanità, il nostro Occidente, perché è nata una contrapposizione violenta, violenta, tra un modo non soltanto ateo, ma contrario alla religione di vivere nell'Oriente e nell'Occidente. Quanti morti, quante disgrazie sono nate. Quanta gente, specialmente quanti cristiani ci hanno rimesso la vita, la pelle, anche se erano cristiani ortodossi, ma nostri fratelli cristiani, con una persecuzione che poi ne ha provocato un'altra, pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale con i campi di concentramento, che sono il frutto di quello che è stato fatto allora nel 1917, no? Una tragedia immane che ha coinvolto, viene chiamata mondiale. Perché lo dico questo? Perché a 100 anni di distanza noi ci troviamo a vivere qualcosa che è analogo. Ieri Papa Francesco, non so se l'avete visto o l'avete letto sui giornali, ha fatto un discorso che mi fa rabbrividire. Dice, sì, quella volta Maria è apparsa perché c'era la guerra mondiale in corso. Però dice, adesso stiamo vivendo un'altra guerra mondiale. Anzi, non dice neanche mondiale, ma dice globale. Perché non è una guerra soltanto fatta da alcuni stati, ma una guerra che coinvolge gli eserciti, ma coinvolge ancora di più le finanze mondiali, coinvolge l'universo intero. E dice, è una terza guerra mondiale a pezzi, a scacchiera, ma non è meno tragica se guardiamo quello che sta succedendo. Basta che ci guardiamo quanti popoli non è che patiscono la fame perché la natura è ingrata e non patiscono e muoiono per la fame perché vengono depredati da una parte dell'umanità, perché il non rispetto della natura toglie anche quelle possibilità. Le disgrazie non nascono, non piovono dal cielo. Di fronte a una guerra, quella che sta, dice Papa Francesco, e dice, so che non è la prima volta che lo dico, ma continuo a dirla questa cosa, che è mossa dal fatto che l'umanità intera, il mondo intero, è dominato da un grande Dio falso, che è l'interesse, è i soldi, la ricchezza, è il guadagno sul petrolio e sulla finanza, e per questa avidità di pochi nel mondo o di tanti nel mondo siamo arrivati a questa situazione. E non è che oggi ci siano meno morti, che ci siano meno cristiani di allora, del 1917, sempre Papa Francesco ieri, perché stranamente proprio il 13 di ottobre del 1917 Papa Benedetto XV istituiva l'Istituto degli Studi e della Chiesa Orientale. Ieri il Papa ha festeggiato i 100 anni anche di questo. Che strano, no?
in mezzo a tutta questa situazione disastrosa, sembra quasi che nasca un piccolo germoglio che poi ha continuato a crescere. E diceva sempre ieri Papa Francesco, non è che oggi ci siano meno cristiani di quelli che ci sono stati in passato, che sono stati uccisi e sono diventati martiri. Se è vero, riportava lui, 125 milioni di cristiani nei vari stati, nelle varie cose, che in questo momento sono perseguitati, e sono perseguitati proprio perché sono cristiani. E diceva, ma sono le domande che ce le facciamo anche noi, no? Ma e perché tutto questo? Da dove viene? Non credete allora che fare il centenario delle apparizioni di Fatima, Maria che è apparsa in quella situazione a dire all'umanità non abbiate paura? Questo centenario ha voluto dire che anche in questo momento stiamo vivendo le stesse cose. E forse abbiamo paura. Abbiamo paura per i tanti cristiani che vengono uccisi in tantissimi stati del mondo. Abbiamo paura di popolazioni, di popoli interi che non hanno da mangiare, non hanno medicine. Per cui milioni di persone che devono fuggire. Mamma mia, ma cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? E io credo che quello che ci ha detto Maria nel 100 anni fa è proprio vero anche adesso. Siamo di fronte a una enorme, incredibile guerra, battaglia tra il bene e il male. Quel Beelzebub di cui parlava Gesù nel Vangelo. Tra colui che vuole dominare il mondo a scapito delle persone, il maligno, il Beelzebub, il demonio, e il Signore Dio che invece vuole il bene delle persone, vuole il bene delle persone. Perché dico questo, amici? Perché vedete, noi cristiani che veniamo in questi bei santuari, diciamo le preghiere, cantiamo, facciamo le processioni, rischiamo di vivere queste cose come se fossero una cosetta che ci dà soddisfazione interna. Sarebbe troppo poco. Queste cose le viviamo e ci accorgiamo magari dopo, che hanno un significato, cioè anche noi siamo dentro a una realtà alla quale Maria ha parlato allora, ma continua a parlare ancora adesso, in cui dice, ma dobbiamo deciderci da che parte stiamo noi? Perché ci sono anche dei cristiani che approvano tutto questo. Approvano che il criterio della vita, della storia, della politica, dell'umanità sia la finanza, siano i soldi da fare, sia il mettere le mani sulle fonti delle risorse, senza interessarsi di niente. Ci sono anche dei cristiani che dicono, beh, ma se qui che fa, ma chi si arrangia? Cosa c'entriamo noi? Ci sono anche dei cristiani che dicono, se tutta quella gente scappa, e scappa perché? Per non morire. Ah, noi chiudiamo le frontiere, chiudiamo tutto perché c'è il via di disturbarmi a casa nostra. Cioè, ma ci accorgiamo, amici, che essere cristiani non vuol dire dire preghierine. Essere cristiani vuol dire un'altra cosa. Vuol dire assumere l'ottica di Dio. Vuol dire imparare a leggere le cose da un punto di vista di Dio, non dal punto di vista della televisione e di chi urla di più alla televisione. Essere cristiani vuol dire che i criteri delle mie scelte, quelle mie personali, quelle della famiglia, quelle della società in cui siamo, non è vero che tutte le scelte vanno bene. Ci sono delle scelte che sono giuste e vale la pena, anzi ho il dovere di farle, e ci sono delle scelte che non sono giuste. E lo dico anche se tirandoci addosso dei giudizi o addirittura dei ricatti o peggio ancora delle persecuzioni, come sta avvenendo per fortuna noi in casa nostra, almeno per adesso, ringraziamo, ma siamo dentro a questa realtà. Cioè ascoltare Maria 100 anni fa e ascoltarla oggi
in una situazione che è non soltanto uguale, ma forse peggiore, più globale, adesso a distanza di questi anni, vuol dire renderci conto che noi stiamo giocando una partita grave. Stiamo costruendo un mondo che è quello che noi consegneremo ai nostri figli, ai nostri nipoti. E la qualità di questo mondo dipende anche da noi, dalle scelte che noi facciamo, dai giudizi che diamo sulle cose, dalle scelte che facciamo delle persone che devono guidare, che guidano il mondo. Per questo io ringrazio i miei fratelli preti che hanno voluto festeggiare questo 100 anni, perché vuol dire richiamarci all'attenzione a quello che sta succedendo adesso. Ricordo Papa Giovanni Paolo II che di fronte ha cominciato a fare santi tanti di questi preti, vescovi, laici, donne, uomini, bambini. E qualcuno ha detto: ma non ti pare di stare esagerando? E lui ha risposto: non è mica colpa mia se nel secolo scorso sono stati uccisi tante persone. Ma adesso dovremmo dire la stessa cosa. Dovremmo dire la stessa cosa. Cristiani che sono perseguitati, questa è la parola che usa Papa Francesco, ed è vero, che tante volte sono uccisi, ce ne sono tanti in giro per il mondo. Anche qui da noi magari sono dei cristiani che per rispetto della propria coscienza dicono no alla mafia, o meglio alle mafie, che dicono no alla corruzione anche dentro i nostri ospedali, dentro i nostri comuni, dentro le nostre province. Cioè il cristiano non può essere uno che va avanti come vanno avanti tutti. Il cristiano è uno che è capace di dire no signore, la strada è un'altra, il rispetto della vita umana, di cose così, l'unità della famiglia, amici. Siamo arrivati anche noi cristiani a dire che sposarsi, dividersi, unirsi, è tutto lo stesso. Ma come tutto lo stesso? Ma ci rendiamo conto di che vuoto mentale, di vuoto spirituale abbiamo dentro e comunichiamo? Essere cristiano vuol dire fare delle scelte ben precise, ripeto, nella vita personale, nella vita di coppia e di famiglia. Amici, abbiamo un mondo che è il nostro mondo, che sta morendo perché non ci sono bambini, ma non è colpa dei genitori. Le colpe sono più grandi, più lunghe, più larghe. Ma è questo il mondo che come lo pensa Dio, e come Maria è venuta a dirci: state attenti, perché chiediamo al Signore per intercessione di Maria di guardare con affetto e con considerazione questa nostra umanità, questa nostra società. E il fatto di essere dei devoti di Maria ci dà il coraggio di avere speranza, perché per avere speranza oggi ci vuole proprio tanto coraggio. È un coraggio che viene dalla certezza che il Signore continua a guardare questa società, questo mondo, non si è dimenticato. Basta soltanto che noi creature umane, ma specialmente noi cristiani, apriamo il cuore, apriamo gli occhi, apriamo la vita a quello che il Signore ci dice.
Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Guarda, Padre, la tua Chiesa, sempre insidiata dal mistero di iniquità, e fa che, affidandosi umilmente a Maria, sperimenti ogni giorno la tua presenza di luce. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Veglia, o Padre, sul nostro Papa Francesco, sul nostro Vescovo Claudio e su tutti i pastori della Chiesa, e fa che, confermati nella fede, possano guidare il popolo cristiano sulla via segnata dai tuoi comandamenti. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Conferma, o Padre, nella sequela di Cristo, le anime a te consacrate, e fa che, guardando a Maria, sappiano offrire a tutti la testimonianza di una dedizione generosa e lieta. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. Ti supplichiamo per noi qui riuniti, fa che impariamo da Maria ad affidarci umilmente alla tua parola, per sperimentare in ogni circostanza della vita i prodigi del tuo amore. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
facciamo la processione che manifestare la nostra fede, la nostra devozione al Signore e alla Madonna che ci ha dato il mandato di recitare il rosario. Per ora da zitta è il Signore che dice il rosario, salvo di una decina ciascuno. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio.